Io volevo agganciarmi a un discorso che avevamo anche accennato. Ma allora, voglio fare una lettura in parallelo su alcune cose. Allora, parto da un articolo. La Chiesa, meno nudi sul video, almeno durante la Quaresima. E la fanno loro la Quaresima o la facciamo noi la Quaresima? Sì, no, io la voglio legare anche a qualcos'altro. E allora, come dice un prete, fa in Quaresima meno nudi in TV e si eviti l'esibizione di vallette scosciate e senza vergogna. E l'ex vescovo di Acerra Riboli dice, fa, è fastidioso osservare tanto cattivo gusto, soprattutto in Quaresima. Don Mazzi, rivestite le soubrette almeno durante questo periodo sacro. Autorevoli giornalisti avevano a suo tempo auspicato il bando del nudo durante l'anno del Giubileo, constato che in queste stesse trasmissioni abbondano sederi semi in bella vista. Un giornalista diceva, io stesso avevo proposto una moratoria prima dell'inizio dell'anno santo. E una giornalista dice, fa, ma anche rispetto per il cattolicesimo, almeno nella settimana santa. Vabbè, santa per chi, insomma, tutto da vedere. Allora, questo può sembrare una polemica secondaria, ma è una polemica che ci permette di introdurre i concetti di libertà su cui noi abbiamo sempre affermato. Se questo è modificare il mondo anziché modificarmi noi, potrebbero tranquillamente chiudere la televisione, no? Esatto, sì, a non guardarla. Si guardano, si ascoltano Radio Maria, si guardano qualche... Esatto. O si guardano Radio Vaticano. Giovanna che viene ad ascoltare noi, insomma. Sì, dai. Esatto, probabilmente perché gli diamo più emozione, logicamente, se viene ad ascoltare noi l'amica Giovanna. Cioè, logicamente, se ascoltasse Radio Maria o qualche altra porcheria papale o di qualche altro prete, non avrebbe la stessa emozione che prova ad ascoltare noi. Allora, partendo da un argomento di attualità, su quello di libertà di sfatto, non esistono solo due concetti di libertà. Oltre alla libertà positiva, o la libertà di, la libertà come autodeterminazione, e la libertà da, tipica del mercato, esiste una terza idea di libertà che getta le sue radici nell'antico romanesimo. Si tratta della nozione romana secondo essere liberi significa non essere schiavo, cioè non dover dipendere da qualcuno che arbitrariamente può limitare la nostra libertà in qualunque modo, qualora lui lo voglia. Un giornalista porta un esempio, fa, un marito violento non necessariamente picchia la moglie ogni sera, può evitare di farlo per molto tempo, ma se la moglie sa che egli rivendica il diritto di agire in quel modo, quando lo ritiene opportuno, la libertà di lei è solo una beffa. Si può essere sottoposti a forme di dominio senza subire interferenze dirette e la libertà romana agisce come contropotere nei confronti di questa situazione, contro ogni forma di potere arbitrario assoluto esercitato nei confronti di qualcuno e cerca di disporre l'intero apparato costituzionale giuridico a questo scopo. Allora, e dice Chiara, allora, tracciamo i paragoni. Noi diciamo che non è sufficiente che la Chiesa non faccia eroi, perché finché si rivendica il diritto di rappresentare Dio e di poter criticare le persone perché vedono un seno o un sedere, significa che adesso fanno questo, ma significa che, vabbè, possono alimentarsi e criticare, a dire soltanto ve lo lasciamo vedere, noi ne siamo offesi, ne siamo indignati, è una cosa vergognosa. Se non fermate Hitler in birreria, lo fermerete davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti. Ecco, significa chiaramente che la Chiesa però dice, io adesso faccio questo, però ho sempre il diritto di giudicare, di valutare, di intervenire, di punire, di sorvegliare, di limitare le possibilità degli altri. Allora, se adesso io sono più buona, cioè nel senso che non sono come il marito che picchia la moglie ogni sera, però mi arrogo il diritto, noi non siamo più liberi. Il fatto stesso che loro dicano ma noi siamo offesi dal vostro comportamento. Noi diciamo, la libertà deve esistere anche per loro. E la legge, giustamente l'autore dice, in questo articolo sul discorso di libertà, dice, fa, la legge romana agiva affinché tutti gli strumenti giuridici istituzionali fossero a garantire la libertà e che la libertà fosse che qualcuno non avesse vincoli. Che necessità c'è per un prete
che celebra quella carnevalata della risurrezione di Cristo, perché dopo dicono che loro sono storici e ci fanno raccontare che credono che una persona dopo che è morta dopo 3 giorni risuscita. Non ci crede neanche il vescovo degli anglicani. Sì, no, a parte questo, ma è un cristiano, cioè, dicono, fa, ma come voi fate a pensare a credere agli dèi, avere il riferimento agli dèi, pensare che nel mondo ci siano delle divinità, e loro che credono che uno che dopo è morto dopo 3 giorni risuscita, cioè nel senso che questo è tutto da documentare. Però è significativo che il loro problema si pone per le cose che gli altri vedono, che gli altri osservano, perché loro non si pone il problema che qualcuno potrebbe anche avere piacere di vedere qualche sedere, di vedere qualche seno. No, questo dà fastidio a loro, e che di conseguenza implica che loro potessero in qualsiasi momento arrogarsi il diritto di giudicare le libertà degli altri. E significa che concepiscono non la libertà, ma la schiavitù, perché sono io, possessore degli schiavi, che decido che lavoro devono fare gli schiavi, quanto lavoro devono fare. Certamente se gli schiavi si ribellano e hanno delle possibilità di dettare delle regole, vabbè, mi adeguo, però io mi riservo sempre come rappresentante del Dio assoluto, dell'unico Dio, del creatore del mondo, di stabilire la dimensione della libertà degli altri. Allora, questi discorsi che possono far sorridere, di sentire questi preti, queste maschere nere che fanno questi discorsi, può sembrare secondario, ma se notate, prendiamo dai vescovi più, diciamo, chiamati liberali a quello meno liberali, tutti sono schierati per questo, il che vuol dire che loro hanno un riferimento che è sempre unico. Perciò pensate che qualsiasi seguace di una religione monoteista, che sia l'ebraica, la musulmana, la cristiana, avrà sempre la presunzione di agire per la volontà di Dio, e di conseguenza avrà sempre il concetto che si riserverà per se stesso, anche se farà le si inventerà di chiedersi le scuse, si riserverà sempre il concetto di libertà, di limitare la libertà degli altri. Sì, io fai finta. No, cioè, se devi aggiungere qualcosa, non aggiungi pure. No, dovevo cambiare un attimo il discorso e appesantirlo un pochino, perché sì, tu sei troppo gentile. Sai che c'è un mandato, forse la magistratura dovrà spiccare dei mandati di cattura per dei riti, dei riti, penso satanisti a sto punto, non so. Stavano facendo una celebrazione nel Lazio. Credo che fosse un rito satanista, e quello che faceva parte di Giuda è rimasto impiccato. Penso che la magistratura farà dei mandati di comparizione per questa setta che praticava questi riti satanisti. D'altronde, cosa c'è di differenza da quello che è successo nel Lazio e quello che è successo in Puglia? Delle due ragazze che hanno impiccato, si dice, una sua compagna, e queste l'hanno fatto per un loro istinto criminale. Sì, ma anche a Catania un altro uccide la mamma per liberarla dal demonio, oppure un'altra ancora nel paese dei fratelli indemoniati, il diavolo in noi. Cioè, questa tutta questa attività qua di questa setta di voi qui là sta effettivamente degenerando l'intero sistema sociale. Cioè, quello che io ti chiedo qua, che sei morti, se capisci, cioè, qua non siamo, anche questo qua di Treviso, l'intervento dei cosi, degli esorcisti a Chiesa Cattolica, ha ormai dimostrato. Sì. Per cui è pesantissimo, eppure non si interviene. Tu pensa che se a un altro gruppo, un'altra sede, un'altra regione avessero trovato qualcosa, avremmo avuto gli articoli di prima pagina dei giornali. I cattolici si permettono di far impiccare le persone nelle loro rappresentazioni, si permettono di istigare ragazzi ad uccidere la madre perché è affetta dal demonio, si permettono di mandare in manicomio le persone mandandole fuori di testa, e non vengono inquisiti. Ci sono appunto casi, però non posso pure. Voglio far capire che è grave la situazione, per quello che vi ho detto io a Catania appare il 18-4 del 2000, cioè 18 aprile di questo mese, non è una cosa di tanto. I fratelli indemoniati sulla Repubblica l'ho trovato il 7 aprile. Cioè, non è una cosa da fuori di testa. L'episodio qua di Treviso, che veniva accusato di essere indemoniato il ragazzo, è sempre di un mese fa. Cioè, ormai gli episodi sono tantissimi dell'attività della Chiesa Cattolica finalizzata a distruggere la personalità degli individui. Per cui è gravissimo. Cioè,
effettivamente le autorità dovrebbero intervenire a questo punto. So, cosa aspettano, altri 10 morti? Cioè, sì, lasciano, no, i vescovi in libertà che continuino a fare questi morti. Cioè, veramente, pensiamoci un attimino, è una cosa angosciosa. Sì, no, ma infatti, come per il ragazzo morto per una rappresentazione chiamata sacra da parte loro, in cui viene impiccato pubblicamente, e poi vabbè, la magistratura stabilirà le responsabilità, ma che senso ha dal punto di vista, diciamo, educativo fare una simile raffigurazione? Cioè, nel senso che io ho sempre pensato, e penso che molti lo pensano, che qualsiasi attività di tipo ludico o di tipo artistico deve essere finalizzata al piacere di chi la fa, o se vogliamo dargli un contenuto culturale, di trasmettere un qualcosa di positivo. Ma cosa può significare andare a rappresentare quella schifezza del Venerdì Santo, della croce? Veramente per loro la sottomissione al traffico di schiavi è positivo. Ma dal punto di vista psicologico, se qualcuno si azzardasse a fare una battutina con un bambino, giustamente la magistratura interverrebbe nel difendere il bambino. Ma vi rendete conto cosa può comprendere un bambino di fronte a uno spettacolo in cui si mette... un ragazzo di 22 anni, 23 anni. Ma tieni conto che assistevano bambini. Sì, sì, sì. Cioè, rendi conto nella mentalità di un bambino che poi, cioè, come può comprendere quel tipo di raffigurazione? Perché noi sappiamo che, logicamente, il comportamento dei bambini, la volontà dei bambini, viene anche modellata, esatto, sul più o meno comportamento stupido e intelligente dei genitori. Allora, se i genitori, invece di portare un bambino a vedere un cartone animato, hanno la tranquillità di portare a assistere a una simile scena e di dargli importanza, che impressione, chiamalo, non impressione dal punto di vista scenico, ma dal punto di vista psicologico, ne può avere il bambino? Cioè, rendetevi conto cosa può essere educativo vedere una simile scena, cioè bambini che vengono portati ad assistere a questo, e logicamente c'è lo scandalo, cioè, nel senso, chi si fa la campagna di dire che si è criminale, giustamente si è criminale chi abbandona gli animali, di uccidere gli animali, e si fa uno spettacolo di bassa macelleria della crocifissione di Cristo, che poi non è mai avvenuta, sappiamo che Cristo è una menzogna. Però questo per noi non significa che il fatto che non sia mai avvenuto, che non abbia mai avuto compimento storicamente, non significa niente. Significa cosa viene a raccontare. Cioè, nel senso, noi abbiamo tutto quanto l'esempio, in tutta la letteratura greca, della volontà, della capacità dell'individuo di fare le cose. Prendiamo il caso di Antigone, quando la legge dice tu non puoi raccogliere tuo fratello che è morto, e lei si ribella alle leggi per raccogliere il suo fratello, perché dice che quel legame sentimentale era più forte. Lei ha la capacità di dire io spezzo delle regole che sono violente, che non accetto, che vanno contro la mia sensibilità, io vado a raccogliere il corpo di mio fratello che è morto perché è mio fratello. E lì abbiamo tutto l'esempio dell'Antigone che lotta contro l'ingiustizia e contro la legge assurda. Che giovamento può trarre dalla simile rappresentazione del Venerdì Santo, chiamato per loro, di questa carnevalata della crocifissione di Cristo? Mettono in ginocchio le altre persone. Suscitano pathos per mettere in ginocchio chi non si può difendere. Ma cosa significa anche una simile rappresentazione, come ad esempio la rappresentazione della vita tragica, che una persona che compie una forma di ribellione verso Dio è destinata all'annientamento, cioè nel senso che noi possiamo concepire come pagani la molteplicità delle vie realizzative, ci possono essere delle vie realizzative individuali che non ci piacciono, che non condividiamo, che non ci vanno bene, che per il nostro canone estetico non sono belle, d'accordo, però noi non pretendiamo mai che vengano ripetute e che vengano imposte. Diciamo, se a te piace così, se ai cristiani piace così, benissimo, vabbè, nessuno gli vieta di essere masochisti. Il problema è che ci impongono anche noi di non vederci nudi per televisione, è questo che è scocciante, no? Va bene, dai. Sì, no, ma questo qua è significativo. Allora, attacchiamo i telefoni, sì. Cosa dici? 049-700-700, 049-700-838. Sì, un'altra cosa che io appunto volevo accennare ed integrare anche sul discorso, qualcuno dice fa... Voi molte volte nella vostra trasmissione ve la prendete... Così. Pronto? Sì? Sì? Allora, io so, sento che siete molto preparati in merito alle feste. Oggi sul Gazzettino, a pagina 13, parla di molto... Lasciamo perdere quell'articolo, non ci interessa. Se intendi parlare di quell'articolo, mettiamo giù il telefono. Va
Allora cosa parliamo? Quello che vuoi, parliamo non di quell'articolo. Quello che vuoi tu? Non di quell'articolo. Ecco, no, io siccome ho avuto a che fare con questi signori, sì? E so che sono anche in contatto con un prete, un certo Don Aldo, sì? Natale Terrin, non so se voi ne sapete qualcosa di più per questo prete. Noi abbiamo un grandissimo disprezzo per queste persone. Per quale persone? Per quelle che hanno scritto quell'articolo. Il giornalista Giovanni Chiades? Per le persone che hai citato in, in quell'articolo. Un disprezzo, guarda, io leggo qua, per esempio, fanno delle affermazioni sui Scientology, mi sembrano abbastanza corrette. Io so che la Scientologia, assoggettarla a un'associazione delinquere vuol dire essere anche molto buoni. Il problema, ripeto ancora, io ho disprezzo per chi ha scritto quell'articolo. Ma ascolta, tu sei Simeoni? Sì. Allora, io ti ho ascoltato e io credo tu hai bisogno di un psichiatra, no? Sì, vabbè, allora tu a questo... Ciao. No, il problema è questo, questi personaggi che hanno scritto quell'articolo sono dei personaggi da galera, ma veramente da galera, perché quello che fanno sono dei veri e propri delitti, solo che li fanno rispetto a delle persone che non sono in grado di difendersi e vanno censurate. Per questo personaggio qua può dire tutto quello che vuole. Che poi io non sia d'accordo con dei gruppi religiosi o abbia dei pensieri diversi dai gruppi religiosi, io combatto con le regole di questo sistema sociale, le regole che dà questo sistema sociale. Cioè questo sistema sociale detta delle regole per cui io alle loro affermazioni oppongo altre affermazioni. Ma sputtanare, infamare, denigrare, costruire trappole per delle persone che non si possono difendere, accusare persone che non si possono difendere, beh, questa qua è un'attività di merda, fatta da persone squallide, scorrette, sporche, infami, figli di puttana e pezzi di merda, che non meritano nessun rispetto, ma neanche la minima citazione. Chiaro questo? Ecco, dopodiché, che Scientology sia avversa a me, non me ne frega niente, mi interessa salvaguardare la libertà religiosa di questo paese. Sì, ma poi tra l'altro, sai, è un problema secondario, cioè nel senso che le nostre responsabilità sono le nostre, le responsabilità degli altri, se esistono responsabilità degli altri devono essere documentate, insomma. Ma io vorrei aggiungere qualcosa a questo ascoltatore che non, ma insomma, si perde tempo a definirlo, ma già dimostra chiaramente qual è la sua intenzione e la sua incapacità di affrontare le cose, in quanto reputa gli altri malati e incapaci di concepire un'altra forma di realtà. Cioè lui dice subito, io ti ascolto e ho bisogno di un psichiatra, vabbè, e tu che ascolti noi, che ascolti un pazzo, cosa sei? Cioè, nel senso, questa è la perversità, non so, scusa, se tu hai questa percezione, stai qua, io sono qua che vi ascolto, va bene, nessuno ti obbliga di ascoltare questo, cioè nel senso che puoi benissimo girare la frequenza e c'è Radio Maria, non so perché tu hai bisogno di ascoltare questo, cioè, e soprattutto non vedo la necessità che tu debba intervenire, tu hai bisogno di un psichiatra, quando sei capace di formulare qualsiasi idea. Non è il caso, Alessandro, dai. Ecco, di conseguenza questo è significativo, e c'è sempre la volontà di far passare gli altri per dei malati, e c'è sempre la volontà di dire tu non sei libero del tuo pensiero, ma sei impossessato dal diavolo. Solo perché stuprano bambini, li costringono in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, si ritengono in diritto di fare qualunque cosa. Sì, ma vedi, il discorso di dire questa è anche la sua incapacità di formulare un pensiero che sia diverso o che sia la sua capacità di controbattere con delle idee. Cioè disse, di fronte alla... Questo ascoltatore dice, di fronte alla mia incapacità di intervenire, di rispondere, di trovare delle formulazioni, di discutere con te, ti considero malato. Benissimo, ti considero malato, poi il passaggio successivo è ti considero indemoniato, e poi bisogna salvare la tua anima, e poi si portano ai roghi. Cioè, che differenza c'è tra questo ascoltatore problema... che parla così e chi ha bruciato Giordano Bruno e milioni di streghe? Nessuna. Nessuna differenza. Cioè, poi si sapeva benissimo dove andava a parlare questo personaggio, per cui non c'è problemi di questo. Cioè la diffamazione, cioè l'uso della diffamazione, l'uso del denigrare, l'uso dell'offendere, è parte integrante del loro modo di essere. Abbiamo anche conosciuti personalmente, cioè sono gente che sporca dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, vigliacchi, farabutti, delinquenti, cioè, ma nel modo più viscido, più squallido in cui si può concepire questo. Perché la denigrazione, l'offesa è l'unica cosa che hanno nelle mani, l'unica cosa.
Sono 4 anni che io parlo per questa radio. Ho 2 siti in internet e sono 2 milioni di caratteri, 2 milioni di caratteri, per cui il mio pensiero è presentatissimo e questi vigliacchi farabutti delinquenti vanno a denigrare le persone. Pronto? Capi. Ciao, bella. Anche questa è una nostra ascoltatrice affezionata. Lei è da 4 anni che ci tiene a darci dei pazzi, dei mentecati, cioè. Però se non altro è il suo modo di dare del mentecato, è più onesto dell'altro, cioè sì, è meno offensivo di quello precedente. Ma vedi, ma poi è significativo che queste persone ti indicano hai bisogno di qualcosa, cioè significa chiaramente che anche dei termini che a loro manca qualcosa, nel senso che la loro vita è stata strappata. Scusa Francesco, questi personaggi qua ci hanno anche provato con mia figlia, pensate un po' se non gli vomito anche in muso, tanto per essere chiari, tanto per... Pronto? Mari, lua Mari. Ciao. Che bello, oggi cazzo siamo... Pensa un po', siamo talmente importanti da essere necessario di ascoltarci anche se cioè io guardo un bel seno per televisione, mi piace, insomma, guardo volentieri, però le cose che non mi piacciono io giro. Questi invece hanno bisogno di ascoltarci. Sì, esatto, ma infatti c'è proprio gente che sta lì di... Pronto? Qua. Non mettete giù così facciamo un bel dialogo. Io ti do il mio nome e cognome, chi sono, e vedrai che tutte quelle porcherie che hai detto sei fuori strada. Speriamo. Allora, io volevo farti delle piccole domande, sì, visto che sei esperto, e non dirmi che sono fuori luogo. Io ti ho chiesto. Ma stai zitto, forse poi mi capisci chi sono. Vabbè. Scusa, Sì. Sarai anche la persona più meravigliosa di questo mondo e io avrò fatto la più grande cazzata di questo mondo a sbattere giù il telefono. Ha fatto benissimo. Ma, amico mio, c'è un sistema, c'è un modo con cui rapportarsi con le persone, cioè se tu non conosci questo modo è un problema che hai, cioè, se tu vieni da me e mi parti con delle affermazioni, io ti dico che quelle affermazioni non le voglio, non mi interessano, e tu insisti fino a darmi del mentecato, poi mi dici vedrai che capirai eccetera. Vabbè, probabilmente sei la persona più interessante di questo mondo, ma tu non ti puoi permettere il lusso di comportarti in questo modo nei miei confronti. Tu con Wojtyla non ti comporteresti così. Chiaro, allora fai con Wojtyla, ti comporti in questo modo e poi vedi cosa ti succede. Sì, beh, non è che non penso quel parco del suo paese si comporterebbe così, insomma, e soprattutto non viene a dirci stai zitto, perché dice, cioè, nel senso che noi parliamo, di conseguenza abbiamo il rispetto di chi è capace di rispettare le regole, cioè nel senso se una persona ha un codice di comportamento. Pronto? Lo possiamo accettare, altrimenti... Sì? Buongiorno. Buongiorno. Io sono Luisa. Volevo dirvi 2 cose. A me della religione non mi interessa, perché io ho un Dio per conto mio e là tutto chiuso. Però il fatto del nudo io non lo posso vedere. Cosa devo fare? Non lo guardi? È un problema tuo. Non lo guardi? Proprio, guarda. Ma non imporlo agli altri. Per il pudore. Non mi interessa. Ma il buon gusto non lo posso vedere. Cosa vuoi che ti dica? Va bene, a me mi sta benissimo, giri la televisione e non lo guardi. Però è quello che faccio. Esatto, ciao. Cioè, non è che spari a un altro perché l'altro sta guardandosi i nudi o gli toglie l'altro il diritto di guardare i nudi. Giri la televisione e non lo guardi. Se qualcuno te lo imponesse a te di guardare sarebbe un atto di violenza. Mi sembra abbastanza ovvio. Ma vedi, purtroppo chi è tarato dal punto di vista morale vede delle cose Pronto? Che non ci sono. Pronto? Buonasera, sono Bruno di Pietrinza, spesso mi sento del franco e vorrei chiedere a quel signore che ha messo giù... Chi sono io? No, quello che ha messo giù prima la linea, sì? Che volevo offenderla, che il signore è morto in croce con uno straccio addosso, loro muoiono con i vestiti dorati e con le catene d'oro addosso e si arricchiscono, il signore non ha predicato questo. Io non sono un credente, non sono un cristiano, non sono un credente, perché fanno delle cose inverosimili, loro si arricchiscono, i bambini muoiono di fame, il signore non li ha insegnato questo. Vi saluto tutti, buonasera. Buonasera.
Questa era un'affermazione da anticlericale, diciamo, sì, sì, prendiamo che... per quello che è, chiaramente non la, non, io non la condivido. No, non condividiamo perché noi non condividiamo il cristianesimo in sé. Pronto? È pronto? Sì? Ciao, sono io, ascolto. Ciao, io. Non mi sentivo più, sono in colpo. Signore, ciao, ciao, ciao. Volevo chiedere la posizione dei pagani rispetto a una parolina piccola, piccola, piccola. A una? Ad una parola, sì, piccola, piccola, che viene denominata normalmente umiltà. Ecco, da dove che trarifora e come la affronta quel tipo di parola lì. D'accordo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, ultima risposta, perché è arrivato Mario, per cui vi diamo la risposta velocissima e dopo lasciamo a Mario tutto quanto. Io ho staccato il telefono. La umiltà, esistono due tipi di umiltà. Esiste l'umiltà dello schiavo e del servo, che è quella di mettersi in ginocchio davanti al padrone o a chi è più forte. Ed esiste l'umiltà dell'uomo di conoscenza, cioè quello che sa quanto conosce, sa quanto è grande lo sconosciuto che lo circonda e sa che dovrà continuare a camminare per rendere conosciuto lo sconosciuto. Per cui è umile davanti all'universo, è umile davanti all'infinito, però non è sottomesso, mentre invece l'umiltà dello schiavo, l'umiltà del cristiano è quella di mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone e nella gerarchia tutti i padroni possibili immaginabili, cioè distrugge se stesso, distrugge il proprio ego. Invece i pagani costruiscono il loro ego affrontando lo sconosciuto che li circonda e cercando di capire di più. Questo mi sembra sia la differenza fondamentale. Bon, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ecco. Vai, finisci. Ecco, io faccio una battuta finale. Per gli ascoltatori che non amano il nudo, cambino canale perché Mario si è presentato completamente nudo in trasmissione, perciò a quelli che non piace il nudo sono avvisati. sono avvisati, perciò per chi non vuole essere sconvolto dalla nudità di Mario sa cosa fare. Bon, ciao a tutti, ci risentiamo alle ore 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Ciao ancora.